Sfortuna, solo sfortuna. Ho giocato 100.000 volte meglio, 100.000, no, solo una volta, 100.000 volte. Abbiamo giocato benissimo, dominando la partita. Ma no. Cioè, abbiamo giocato nettamente superiore all'Inter, nettamente meglio all'Inter. Abbiamo giocato nel modo migliore. Abbiamo giocato bene, preparato una bella partita a Gattuso. Siamo stati molto sfortunati. Purtroppo, solo sfortuna. Questa partita qui meritavamo di vincerla, nemmeno di pareggiarla. Di vincerla, se vincevamo non ci rubavamo niente, 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 niente. Non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. Non ce la faccio. Il sangue di San Gennaro non si è sciolto, è stato anche quello. Infatti si è infortunato Mertens. Si è fortunato Mertens, è entrato Petagna che a me mi è piaciuto tantissimo, è stato bravissimo e mi è piaciuto tantissimo, soltanto molta, molta, molta sfortuna. Molta, molta sfortuna. Il sogno scudetto è lontano, ma siamo stati molto sfortunati, cioè per me. Non meritavamo questo, noi tifosi, questa tristezza, che però la partita l'hai giocata bene, l'abbiamo sviluppata anche nel modo giusto. Possesso palla, migliore noi, abbiamo fatto più tiri in porta, loro hanno fatto due tiri o un tiro solo sul calcio di rigore. Hanno fatto pochissimo loro, noi abbiamo giocato meglio, abbiamo giocato benissimo per me. Poi il nervosismo che mi ha fatto prendere l'Inter, il nervosismo che mi ha fatto prendere l'Inter, che mi ha fatto prendere l'Inter, come una squadra di Serie B. Tu, sì, vero, stai vincendo la partita, hai segnato nemmeno su un gol d'azione. Tu che fai? Metti tutti in difesa, fai uscire Lautaro Martinez, fai entrare Hakimi, solo prima punta Lukaku. E poi ti difendi. Ti difendi. Ti difendi. La rovina del calcio, rivista. La rovina del calcio. L'arbitro rubato. L'arbitro che è a favore dell'Inter. Tutti, tutti, tutti mandano a quel paese là. Tutti. Lo sapete tutti quante volte ha mandato ha mandato a quel paese l'arbitro. Tu che fai, Insigne? Lo vai a cioè calci il cartellino rosso a Insigne. Il rigore c'era tutto, non c'era solo se era fuori gioco, ma per me stava in gioco, stava messo bene. Rigore. Ma vi dico solo una cosa, molta sfortuna, meritavamo nettamente di vincere, nettamente di vincere. Ce la meritavamo questa partita, ce la meritavamo, purtroppo l'abbiamo persa, purtroppo sfortuna, sfortuna, sfortuna. Handanovic che ha parato tutto, ma non solo quello, è solo sfortuna quello. Solo sfortuna. Non ce la faccio, non ce la faccio, prima penso che non vi ho nemmeno salutati, non vi ho nemmeno salutati prima quando ho iniziato il video. Vi saluto adesso, ciao ragazzi.
Analizziamo. Rigore calciato perfettamente come lo sa tirare Lukaku. Bello, preciso, potente. Rigorista ottimo. Come ti dà la sicurezza lui per calciare il rigore, non te la dà nessuno. Non te la dà nessuno. Sogno scudetto. Ci possiamo ancora credere, ma è difficile, però. Però ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Però la prossima contro la Lazio, la prossima la deve vincere, perché sta anche lei in una condizione di classifica, cioè sta lei in una condizione di classifica inguardabile per una squadra come la Lazio. Ma ora parliamo di stasera. Questo giorno di merda, niente, non so cosa. L'arbitro di merda, arbitraggio inguardabile, non so cosa, ma non per il rigore, perché il rigore era netto, ma l'espulsione di Insigne, perché sai quanti giocatori hanno mandato a quel paese l'arbitro? Ma non è che l'ha cacciato fuori, ma non so che dire. Ci sentiamo in un prossimo video, perché sono dispiaciuto perché il sogno scudetto era ancora vivo, ma ora non dico quasi salutato, lo stiamo quasi salutando, però poco ci manca, poi nel calcio può succedere di tutto e speriamo, ciao ragazzi.